Buon pomeriggio a tutti, io sono Alessia Salomone, ingegnere di Specialist di AI Social Network. Oggi sono qui a introdurre uno dei nostri prestigiosi partner, la Isotex SRL, azienda leader da oltre 30 anni nella produzione di blocchi Castrol e solai in legno cemento. Il blocco Castrol in legno cemento nasce in Germania nel 1946 e dal 1985 la Isotex SRL ha acquistato il brevetto e opera sul territorio italiano realizzando abitazioni ecosostenibili e garantendo sicurezza ed esperienza. Isotex si contraddistingue per ricerca, innovazione e qualità dei prodotti, diventando la maggiore realtà europea nel settore della produzione di blocchi Castrol e solai in legno cemento. Il webinar di oggi è il quinto di una serie di approfondimenti tecnici che Isotex ha voluto dedicare ai professionisti del settore. Continuate quindi a seguirci e non perdete i successivi incontri dedicati alla formazione professionale. Al termine dell'incontro verrà inviato a tutti gli iscritti la presentazione in PDF che riceverete proprio oggi, in modo da poterla consultare in ogni momento. Il geologo Stefano Sciglia, capo area Isotex, oggi ci parlerà del sistema costruttivo ecosostenibile in legno e cemento Isotex, delle varie fasi di cantiere per l'eliminazione dei fonditecnici, e del vantaggio della velocità di posa, con conseguente riduzione dei costi di costruzione, con focus sulle termografie in cantiere. A questo punto, dunque, lascerei la parola al geometra Sciglia. Buon pomeriggio a tutti e come detto dalla nostra graziosa presentatrice, lo scopo di questo incontro sarà quello di presentare il sistema Isotex, il sistema costruttivo Isotex, mettendo in risalto le caratteristiche di qualità e di isolamento termico, acustico e da un punto di vista strutturale del sistema, ma con una particolare attenzione alla velocità di posa e alle caratteristiche di eliminazione dei ponti termici e le caratteristiche di rapidità nell'esecuzione che permettono poi di conseguenza, oltre a una grande qualità del prodotto finito, permettono logicamente di avere dei costi molto ridotti nei confronti di sistemi convenzionali che abbiano delle caratteristiche simili. Come anticipato, il sistema Isotex si basa su un sistema di blocchi Cassero e di solai a lastra e con l'unione di questi due elementi noi possiamo andare a realizzare diversissime tipologie costruttive che vanno dal residenziale, all'alberghiero, alle opere pubbliche, eccetera. Adesso vediamo di far partire una presentazione che mi sarà di aiuto per meglio mostrarvi le cose di cui stiamo parlando. Bisognerebbe che riuscissimo a partire. Dicevamo appunto che il sistema Isotex si basa su un sistema di blocchi Cassero all'interno dei quali viene realizzata una struttura in calcestruzzo debolmente armato a setti e dei solai che da un punto di vista strutturale altro non sono che dei normali bausta interasse 50 cm o interasse 33. L'elemento, diciamo, più caratteristico del nostro sistema costruttivo è il legno mineralizzato. Il legno mineralizzato che ci permette di creare un involucro protettivo anche nei confronti dell'isolante che viene ospitato all'interno. Quindi noi potremmo definire il sistema Isotex, oltre a tutte le altre caratteristiche da un punto di vista strutturale, lo potremmo considerare un cappotto protetto, in quanto appunto l'elemento isolante che è ospitato all'interno è protetto nei confronti degli agenti atmosferici e del degrado dovuto dal tempo e dagli eventi meccanici. Di conseguenza noi abbiamo una durata del fabbricato costruito con Isotex e una ridotta manutenzione, a differenza di quello che potrebbe essere un isolamento a cappotto applicato all'esterno. Dicevo che una delle caratteristiche, la caratteristica fondante del sistema è il legno mineralizzato. Il legno di abete di riciclo viene trattato
in maniera del tutto naturale, con un processo naturale o minerale naturale, che ne permette la mineralizzazione. In seguito della mineralizzazione, il legno perde quelle caratteristiche che sono considerate negative logicamente per l'edilizia, vale a dire non brucia, non ha variazioni dimensionali dovute all'assorbimento di umidità, non assorbe acqua, non è attaccato dai parassiti, non sviluppa muffe, funghi, eccetera. E per contro resta un materiale leggero, resta un materiale traspirante, resta un materiale isolante, e questo fa sì che nel mondo dei blocchi cassero il cassero Isotex abbia le migliori caratteristiche e permetta di abbattere i ponti termici. Dopo entreremo nel dettaglio per capire esattamente perché il blocco Isotex non ha ponti termici a differenza di altri blocchi che potrebbero essere realizzati con dei calcestruzzi alleggeriti. Di come è stato detto nella presentazione, il sistema Isotex solo in Italia esiste da quasi 35 anni e in Italia sono state realizzate più di 80.000 abitazioni e oltre 400.000 in Europa. Qui ci sono alcune immagini dove nell'immagine in alto a destra vedete il nostro stabilimento di Poviglio, Reggio Emilia, mentre nelle altre tre immagini si vede un po' di realizzazioni che danno l'idea della storia di questo sistema costruttivo, in quanto vediamo degli edifici a 10 piani in Germania, del 72, a 8 piani nel 73, e poi finalmente nel 1985 uno dei primi interventi considerevoli fatti in Italia, 110 abitazioni a Fidenza, in provincia di Parma. Chiaramente una tecnologia che dura da così tanto tempo e che abbiamo ereditato, diciamo così, dalla Germania e che comunque in Italia esiste da 35 anni, ha avuto nel tempo una importante evoluzione. Inizialmente i blocchi erano, noi diciamo, a tre nervature, cioè avevano tre costole che collegavano la faccia esterna alla faccia interna del blocco, gli elementi isolanti avevano una forma più limitata e addirittura nei primissimi tempi non si usava l'isolante perché era sufficiente usare, in rapporto a quello che era l'edilizia del tempo convenzionale, era sufficiente la caratteristica del legno mineralizzato, che di per sé come materiale ha una lambda di 0,10, quindi una lambda non così isolante come quella di un isolante grafitato, di un neopor della BASF come quello che noi usiamo, ma che comunque era molte volte superiore al laterizio che veniva comunemente impiegato. Nell'evoluzione si è iniziato a usare l'isolante di sintesi all'interno dei blocchi, poi come potete vedere in questa slide, da una decina d'anni il blocco ha avuto una sua evoluzione. Dal modello a tre costole si è passato al modello a due costole, che oltre a permettere un isolamento molto più continuo, ha permesso anche di allineare perfettamente le giunzioni tra i blocchi e di allineare i pilastrini che si costruiscono all'interno, diciamo la parte di calcestruzzo verticale continua da cielo a terra, che ha permesso di aumentare di quasi il 40% sia la capacità di carico sia la rigidità del sistema. È evidente, come si vede da questa slide, che mentre prima esisteva un ponte termico nella giunzione tra i blocchi e possibile, soprattutto se non venivano posati correttamente, e comunque anche se posati correttamente il blocco del corso successivo avrebbe avuto un singolo setto sovrapposto ai due setti di giunzione dei blocchi sottostanti, e al contrario, dove c'era un singolo setto nei blocchi sottostanti ve ne sarebbero stati due accoppiati, questo che avrebbe creato appunto un pilastrino piuttosto disassato con una sezione pulita continua da terra a cielo piuttosto limitata. Oggi tutto il calcestruzzo che viene gettato all'interno del blocco lavora in maniera ottimale e quindi abbiamo avuto questo incremento di prestazioni, come si è detto. Da questa slide ci è possibile vedere come le soluzioni Isotex possano essere
complete per qualunque esigenza necessaria in una costruzione. Per cui noi abbiamo dei blocchi per il perimetro esterno con un forte isolante, poi entreremo nel dettaglio a vedere che tipologie e quindi che valori di trasmittanza di parete finita potremo raggiungere. Abbiamo dei solai di interpiano, come vedete nella parte evidenziata nella parte inferiore a sinistra, e con delle caratteristiche acustiche e termiche necessarie appunto a questo tipo di necessità. E poi abbiamo dei solai utilizzati generalmente in copertura oppure comunque per dividere zone fredde come i garage da zone calde. Abbiamo dei solai isolati che ci permettono di raggiungere elevate caratteristiche di isolamento termico-acustico anche in copertura, più delle volte senza che si renda necessari ulteriori interventi isolanti. Appunto, la gamma dei blocchi Isotex va da blocchi da 20 cm a blocchi da 44 cm di spessore, con delle tipologie diverse che adesso vi vado a descrivere. L'HB20 è un blocco che usiamo prettamente all'estero perché ha una sezione di calcestruzzo all'interno insufficiente per la normativa italiana, mentre il blocco da 25-16 è un ottimo blocco per la divisione di unità abitative o per la costruzione di garage o comunque fabbricati tecnici che non hanno bisogno di particolare isolamento. Ha una trasmittanza di parete finita di 0,79 watt metro quadro Kelvin, quindi sufficiente per la divisione tra unità abitative, e poi molto importante, a 56 decibel di abbattimento acustico in soli 25 cm, di cui 16 cm sono occupati dal getto di calcestruzzo, e con questi 56 decibel noi siamo in grado di garantire un isolamento acustico che rispetti la norma sempre per la divisione tra unità abitative, ma soprattutto che ci permetta di evitare i contenziosi per il costruttore nel caso di degrado delle capacità fonoisolanti della parete. L'HB3019 è il fratello grande del 2516, è sempre un blocco di solo calcestruzzo, all'interno abbiamo 19 cm di getto in uno spessore complessivo di 30 cm. Anche questo è un ottimo blocco per la divisione di unità abitative o per realizzare dei garage. Avendo uno spessore di calcestruzzo superiore, è anche utile nel caso si abbia delle pareti controterra. L'HB44152 è un blocco molto particolare, un blocco acustico, anche questo pensato per la divisione tra unità abitative o per ambienti relativi a fabbricati che hanno delle necessità importanti da un punto di vista dell'isolamento acustico, penso agli hotel piuttosto che alle case di riposo, agli ospedali, eccetera. E questo blocco in sostanza ha due setti di calcestruzzo da 15 cm isolati e non collegati fra di loro dal legno mineralizzato. Quindi questo permette proprio di avere due strutture sia meccanicamente che termicamente e acusticamente isolate. Poi entriamo nel campo dei blocchi isolati per le pareti esterne, e quindi partiamo dal più semplice, l'HD330/7, un blocco da 30 cm con 7 cm di isolante grafite, sempre i nostri 15 cm standard di calcestruzzo. Questo blocco consente di realizzare, una volta intonacata, una parete che ha una trasmittanza, un valore di trasmittanza di 0,34. Poi abbiamo il blocco di 33-10, sempre HD3-33-10, un blocco di 33 cm complessivi, 10 cm di isolante e i soliti 15 cm di calcestruzzo. Una parete realizzata con questo blocco avrà un valore di trasmittanza di parete finita di 0,27 watt metro quadro Kelvin. Chiaramente questi primi due blocchi sono più indicati per zone climaticamente più favorevoli, quindi come le isole o comunque le zone rivierasche. Nel momento in cui cominciamo a parlare del blocco HD3-3814, cominciamo a ragionare di una trasmittanza di parete finita di 0,21 watt metro quadro Kelvin, che ci consentono generalmente di essere adeguati alla maggior parte dei territori italiani,
con ottime classificazioni. Abbiamo 14 cm di isolante e 38 cm complessivi di blocco. Il top della gamma è il 4420 HD3 4420, è un blocco che ha 20 cm di isolante, i soliti 15 cm di calcestruzzo, uno spessore complessivo di blocco di 44 cm. Per la parete finita, che va intonacata, tutti questi blocchi che vi ho detto, va aggiunto 1,5 cm di intonaco interno, 1,5 cm di intonaco esterno. Questo blocco ha una trasmittanza di 0,15 watt metro quadro Kelvin, quindi è un blocco che consente di andare già a pensare a delle strutture molto efficienti da un punto di vista energetico, delle costruzioni in classe NZEB, Near Zero Building, o comunque insomma delle situazioni molto molto performanti. Guardavamo appunto le eccellenze, in questo caso questo è il nostro 4420, l'ultimo di cui abbiamo parlato, con la sua certificazione dell'ANIT, che ci dice che con questo blocco noi possiamo avere una certificazione di parete di 0,15 watt metro quadro Kelvin. Abbiamo poi, come a completare la gamma, una serie di blocchi che noi definiamo a richiesta, in quanto sono dei blocchi che, utilizzando i casseri standard con l'adozione o di isolanti particolari o di spessori diversi dallo standard di isolanti, ci permettono di assolvere a due diverse richieste. Una è il caso in cui la struttura, penso per esempio a fabbricati pluripiano, 6, 7, 8 piani, la struttura abbia bisogno di una capacità di carico migliore, e a questo punto serve un setto di calcestruzzo maggiorato rispetto ai 15 cm che normalmente sono sufficienti col nostro sistema per la maggior parte delle realizzazioni di 2, 3, 4 piani, e quindi noi avremo a questo punto, oltre a un blocco da 38-14 che quindi mantiene le misure del blocco standard, ma che per differenza ha il fatto di utilizzare il sughero anziché l'EPS grafite, questo blocco ha una trasmittanza, un valore di trasmittanza leggermente meno performante del suo collega con l'EPS. In effetti avremo una parete finita che farà 0,24 di trasmittanza al posto dello 0,21 del blocco con l'isolante, diciamo, sintetico, però è chiaro che questo blocco viene utilizzato da chi ha una sensibilità particolare per l'utilizzo di elementi del tutto naturali nella costruzione di casa propria. Il 3810 invece risponde a quelle esigenze di cui abbiamo parlato prima, cioè è un blocco che avrà solo 10 cm di isolante in luogo dei comuni 14 per questo spessore di blocco, per cui avrà 19 cm di calcestruzzo in luogo dei 15 convenzionali, e quindi ci permetterà di avere una maggiore resistenza a compressione, e quindi di essere utilizzato anche qualora usiamo i blocchi contro terra. Il 4414 è un blocco che ha 6 cm in meno rispetto a quello che sarebbe lo standard di 20 cm di isolamento in questo tipo di blocco, quindi abbiamo 21 cm di calcestruzzo all'interno. Il blocco da 4417 a 3 cm in meno dello standard, per cui avremo i 18 cm di calcestruzzo. Va da dire che i valori, diciamo, di trasmittanza della parete finita di questi blocchi sono simili a quelle del blocco più piccolo che normalmente ospita quella misura di isolante, per cui il 4414 avrà un valore di trasmittanza simile a quello del 3814, che abbiamo detto era 0,21 watt metro quadro Kelvin per la parete finita. Il 3810 avrà un valore di trasmittanza simile al nostro standard 3310 che fa 0,27 di trasmittanza, e così via. Ribaltando il concetto, andando ad aumentare l'isolante invece che diminuirlo, abbiamo dei blocchi per solo tamponamento. Nel momento in cui può capitare che una struttura abbia una forma piuttosto particolare per cui si rende necessaria realizzarla con altre tecnologie, penso
a travi e pilastri e il nostro blocco venga usato come tamponamento, oppure il nostro blocco in una struttura Isotex calcolata come pareti appunto debolmente armate a setti, una struttura a setti calcestruzzo, ci siano alcuni setti in falso che quindi non devono collaborare strutturalmente con il fabbricato, ma devono essere mero tamponamento, a quel punto si opta per dei blocchi che abbiano uno spessore di calcestruzzo inferiore per diminuire il peso e perché non ci sono poi necessità strutturali, e a questo punto viene aumentato l'isolante a vantaggio tutto delle prestazioni. Quindi avremo un blocco da 30-10, 30 cm complessivi con 10 cm di isolante, sarebbe un blocco, il blocco da 30 che normalmente ospita 3 cm, 7 cm di isolante, quindi rubiamo praticamente 3 cm al calcestruzzo e lo portiamo per l'isolante e quindi avremo 12 cm di calcestruzzo all'interno. Il 33-13 è un blocco che normalmente ha 10 cm, quindi anche qui rubiamo 3 cm al calcestruzzo in favore dell'isolante. Il 38-17 normalmente ne ospita 14, quindi anche qui abbiamo 3 cm di isolante in più e 3 cm in meno di calcestruzzo, e lo stesso vale per il 44-23, che normalmente ospiterebbe 20 cm di calcestruzzo e quindi di isolante e 15 di calcestruzzo. In questo modo abbiamo 23 di isolante e solo 12 di calcestruzzo, diminuendo considerevolmente il peso della parete, che in questo caso è di mero tamponamento. Una parola che vorrei spendere sull'isolante che impiega Isotex, perché Isotex ha sviluppato una partnership con la BASF per l'utilizzo del marchio Neopor sui propri prodotti, per cui rispetto a quando si utilizzava l'isolante grafite ottenuto per taglio a filo caldo dalla lastra, oggi l'isolante viene stampato, viene espanso all'interno di appositi stampi. I vantaggi sono sia di ordine meccanico, sia di garanzia della costanza della qualità, sia da un punto di vista proprio delle garanzie che derivano da un marchio come Neopor di BASF, che è un marchio tra i leader per quanto riguarda gli isolanti. Quindi noi abbiamo un blocco, un elemento isolante che meccanicamente è più resistente, migliore resistenza alla compressione, più difficile che venga danneggiato anche se trattato in maniera maldestra in cantiere. Il marchio Neopor garantisce appunto la qualità e la durata del tempo, e quindi questo è uno degli ulteriori, diciamo, passi avanti che ha fatto Isotex nel migliorare continuamente quello che è il nostro prodotto. Chiaramente quelli che vi ho mostrato sino adesso sono i blocchi standard della nostra produzione con le diverse misure, ma occorre sicuramente considerare che per ognuna di quelle misure noi abbiamo tutto un set di blocchi a corredo. Quindi non è un singolo blocco, ma ogni blocco viene corredato da appositi blocchi d'angolo, appositi blocchi spalla, il blocco pass che serve per mantenere il modulo e la costante allineamento dei pilastrini che si realizzano all'interno col getto, blocchi per gli angoli interni, eventuali blocchi pilastro o blocchi doppia mezza spalla che servono per completare anche delle strutture che dovessero avere qualche elemento puntiforme, come qualche pilastro da gettare all'interno delle nostre pareti per magari delle situazioni di carichi particolarmente concentrati. Questi sono quelli che noi definiamo i blocchi a corredo, cioè in cantiere, oltre al blocco normale che per noi si chiama NS, arriveranno i blocchi angolo, pass, eccetera, necessari a garantire la totale eliminazione dei punti termici, in quanto appunto l'isolante sarà continuo nel perimetro della struttura che dobbiamo realizzare. Abbiamo poi dei blocchi che noi definiamo particolari. Questi blocchi vengono realizzati su misura, su indicazione del committente, e sono tipicamente il blocco con angolazione a piacere, che realizziamo su misura per andare a garantire la corretta posa dei blocchi laddove la planimetria, diciamo, il disegno architettonico abbia delle particolarità, non,
non convenzionali. E poi molto importante è il blocco Correa, cioè un blocco che noi chiamiamo DAS, un blocco che ha la funzione, diciamo, ha tre funzioni. La prima funzione è quella di andare a raggiungere esattamente la quota di posa dei solai, che normalmente sarà molto difficile che siano ad una quota multipla di 25 cm, che è l'altezza dei nostri blocchi. E quindi questo blocco, che ha lo scopo di contenere il getto del solaio e garantirne l'isolamento continuo della parete, avrà una prima misura, quella che nel disegno lì viene marcata come Y, che sarà appunto la differenza tra la quota che dobbiamo raggiungere e la quota che raggiungiamo ponendo uno sull'altro i blocchi standard. Dopodiché avrà la X, che è la misura invece di quanto deve essere alta la spallina che conterrà il getto, senza avere la necessità di ulteriori opere di carpenteria all'esterno, conterrà il getto e nel contempo ne garantirà anche la continuità di isolamento in parete. Logicamente quella X dipende dal tipo di solaio o di tetto che dobbiamo andare a posizionare, e quindi per esempio se si usa un solaio Isotex da 20 cm più 5 cm di caldana, quella Isotex sarà 5 cm. Dicevamo appunto dei solai, la gamma di solai Isotex, di cui qui voi vedete i singoli elementi, ma i solai vengono forniti principalmente, a parte casi particolari per ristrutturazione, vengono forniti come solaio a lastra, che ospita già il traliccio e l'armatura che si è resa necessaria dal calcolo che facciamo, che eseguiamo noi con il nostro ufficio tecnico, in funzione dei carichi che ci vengono indicati dai vostri progettisti. Abbiamo dei solai che i primi tre che voi vedete, quindi i due in alto e quello in basso a sinistra, sono solai che variano in funzione delle luci da ricoprire, mentre invece il solaio in basso a destra è un solaio isolato, sostanzialmente identico al solaio S25 che è sopra nella foto, da un punto di vista strutturale, ma che da un punto di vista termico raggiunge delle caratteristiche nettamente superiori. Allora, partiamo dall'alto a sinistra, il solaio S20, un solaio da 20 cm che verrà completato da 4-5 cm di caldana, quindi arriveremo in calcestruzzo, per cui arriveremo a un valore di 24-25 cm di spessore. Questo è un solaio Ray 240 come tutti i nostri solai, in più è un solaio che permette di coprire delle luci intorno ai 5 metri, 5 metri e 25. Il solaio da S25 è un solaio da 25 cm più 4-5 di caldana, quindi 29-30 cm di solaio finito, che ha è in grado di coprire delle luci di 6 metri, 6 metri e 25, eccetera. Il solaio da S30, che vedete a sinistra in basso nella foto, non è altro che un S25 con 5 cm di pannello in legno cemento applicato sopra per aumentare la parte strutturale, ed è un solaio che ci permette di arrivare a delle luci di 7 metri e oltre. Tutti questi tre solai che vi ho descritto adesso sono solai tipicamente usati per l'interpiano, in quanto hanno mediamente 60 decibel di abbattimento di rumore aereo e 53 decibel di abbattimento di rumore al calpestio, e quindi ci permettono di garantire i requisiti di legge per quanto riguarda la divisione tra i solai che dividono gli appartamenti. Mentre invece il solaio S39 è un solaio da 39 cm più i 4-5 cm di caldana di cui si diceva, per cui un solaio che complessivamente farà 43-44 cm, ma questo solaio, che ha già due elementi di isolamento in prossimità dei tralicci e dell'aggetto di calcestruzzo, questo tipo di solaio, oltre ad avere le stesse caratteristiche da un punto di vista acustico, ha in più un valore di trasmittanza di 0,24-0,28 watt metro quadro Kelvin, a seconda se venga messo in copertura o sopra i locali freddi. Quindi questo è un solaio che nella maggior parte dei casi ci permette di andare a coprire questo tipo di strutture senza aver bisogno di ulteriori elementi di isolamento. Tutti i nostri solai, come dicevo prima, sono Ray 240,
e la reazione, la classe di reazione al fuoco del legno mineralizzato è B0, per cui parliamo di un materiale che non si incendia, non carbonizza, non brucia, non ha emissioni, eccetera. Il legno mineralizzato che noi utilizziamo, quindi tutta la nostra produzione, è realizzata con materiali totalmente naturali, ospitando soltanto il legno cemento, che altro non è che legno mineralizzato legato con il cemento e un po' di ossido di ferro che dà questo colore non grigio degli elementi. Dicevo appunto che questo solaio qui in copertura, il nostro solaio S39, fa 0,28 watt metro quadro Kelvin, per cui nella maggior parte delle situazioni non necessita di ulteriori opere di isolamento. Una cosa molto importante è che, oltre a tutte le qualità da un punto di vista termico, acustico e strutturale del nostro sistema, e quindi i vantaggi che derivano dalla sua adozione, noi abbiamo la possibilità di ridurre moltissimo i costi in cantiere, soprattutto di manodopera, grazie al sistema Isotex, proprio in funzione della velocità di posa. Noi vedremo poi dopo anche in un breve video dove si potrà seguire le varie fasi di costruzione, che i blocchi vengono posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, ed è soltanto la prima fila che avrà bisogno di due strati di malta sotto il perimetro esterno e interno, per fare in modo di garantire la posa della prima linea, la prima fila di blocchi, perfettamente allineata e perfettamente orizzontale. Questo è necessario perché poi dopo i nostri blocchi, che sono rettificati perfettamente, che hanno una tolleranza nella misura su 1,5 metri, quindi su 6 blocchi di 1,5 mm, hanno la necessità appunto di partire perfettamente allineati e in bolla nella prima fila, in maniera che sia sufficiente poi posare i blocchi seguendo solo il filo, senza dover controllare con il livello, per garantire rapidamente di salire con il muro in maniera perfettamente verticale, perfettamente lineare e nel modo più rapido possibile. Dicevamo anche che i blocchi sono piuttosto leggeri, un blocco pesa intorno agli 11-12 kg, dipende dal modello, e sono sufficienti 8 blocchi per realizzare 1 metro quadro di muratura, per cui confronto a un sistema laterizio, per esempio, che necessita di 17 blocchi che pesano più o meno uguale e che hanno poi la necessità di essere incollati o a collo a malta e quindi di essere messi in bolla quasi uno per uno. Questi blocchi qui ci permettono una rapidità di posa decisamente, decisamente superiore. Quindi vediamo appunto la posa del primo corso di blocchi su due piste di malta perfettamente in bolla, i corsi successivi sino a raggiungere mezzo interpiano, tipicamente 1,5 metri, quindi 6 blocchi, vengono posati a secco, sfalsati in blocco, il riempimento chiaramente ad ogni fila di blocchi che si posa verrà posato il ferro orizzontale, semplicemente posato all'interno delle gole realizzate nei blocchi, dopodiché si andrà a gettare i corsi o comunque il mezzo interpiano, si andrà a gettare preferibilmente con la pompa, se no con il secchione e la gru, e immediatamente dopo il getto si infileranno le barre verticali, che avranno una lunghezza pari all'altezza del muro che avremo realizzato, in questo caso abbiamo detto 6 corsi, 1,5 metri, più i 45, 50, 55 centimetri che servono a seconda del diametro per la ripresa di getto di quello che sarà poi dopo la continuazione del muro. Per completare l'informazione, diciamo che i solai realizzati a misura a lastre vengono posati sormontando le pareti dei blocchi in maniera da dare una continuità termica e acustica al sistema, e poi quello che vedete nella foto numero 5, che in realtà avrebbe dovuto seguire quella della posa dei solai e non precedere,
è molto agevole andare a realizzare con un'apposita scanalatrice le tracce per alloggiare nei 4 centimetri e mezzo di setto di legno cemento più centimetro e mezzo di intonaco che poi si andrà a posare, è facile ed economico ad andare a alloggiare tutti gli impianti. Adesso vediamo di visualizzare con questo breve filmato le cose che vi ho descritto in merito appunto alle fasi di costruzione con il sistema Isotex. Prima fila, come abbiamo appunto detto, di blocchi viene posata su due piste di malta, semplicemente perché la fondazione non sarà sicuramente perfettamente a livello e noi abbiamo la necessità di livellare perfettamente la prima fila. I blocchi per la posa di blocchi parte dagli angoli e dalle spalle di porte e finestre, procedendo verso il centro, in cui ci sarà sicuramente un blocco da tagliare a misura per adattare la misura a quello che è il punto di disegno architettonico. Dopodiché, da questo punto in poi, sarà sufficiente posare i blocchi avendo cura di allinearli e di seguire il filo che mano a mano andremo ad alzare sui riscontri posti negli angoli. Come potete vedere, i blocchi sono facili da maneggiare. Questo è un blocco da 44-20, quindi il più grosso che fa parte della nostra produzione, però come vedete è molto agevole l'operazione di posa, è molto veloce. Sufficiente seguire il filo. Immediatamente dopo la posa di ogni corso si va a infilare il ferro orizzontale e ci sono appunto, come detto, appositi blocchi spalla e angoli per andare a realizzare quello che è il profilo completo con l'abbattimento totale dei ponti termici. È necessario andare a realizzare un piccolo incavo per far passare il ferro in prossimità degli angoli, questo perché lo stesso stampo che serve per produrre il blocco d'angolo è lo stampo che serve per produrre il blocco spalla, e invece non avrà bisogno di questo taglio. Il blocco piccolo che vedete che ha posato adesso è il blocco pass, cioè quello che insieme con lo spessore del blocco d'angolo garantisce i 75 centimetri, che sono un blocco e mezzo, quindi di sfalsare correttamente i corsi successivi. Il getto viene effettuato generalmente, come detto, a 6 corsi, quindi mezzo interpiano. Nessuno vieta di gettare un po' di più se invece di avere una luce di 3 metri da dover raggiungere, magari si deve gettare a 3 metri 25 o 50. Il getto si può fare sia con la pompa che con la benna collegata alla gru, chiaramente è più veloce farlo con la pompa. In entrambi i casi i blocchi non si muovono, il peso stesso dei blocchi garantisce la tenuta, diciamo, del cassero. Immediatamente dopo il getto si infileranno, come detto prima, come annunciato, le armature verticali, e qui adesso poi vediamo un dettaglio di come si può andare a realizzare un architrave, sempre utilizzando il blocco spalla e in questo caso in posizione rovesciata. Comunque questi dettagli adesso poi li affronteremo uno per uno in maniera un po' più esaustiva. Chiaramente l'utilizzo dei blocchi correa, dei blocchi che in questo caso, che quindi servono per contenere il getto del solaio e per mantenerne l'isolamento continuo della parete, dei blocchi spalla, dei blocchi d'angolo e di tutti gli accessori appunto del nostro sistema, permette di avere una continuità di isolamento e di abbattere completamente tutti i ponti termici che invece si potrebbero verificare. Qui c'è in questo secondo esempio il getto viene effettuato appunto con la benna e con la gru. Come detto, il ferro verticale viene inserito a cemento fresco immediatamente dopo il getto, poi sarà sufficiente vibrare la testa dei ferri che sono liberi per trasmettere la vibrazione a tutto il getto del metro e mezzo, i 1,75 m che saremo andati a gettare. Per quanto riguarda i solai arrivano in cantieri, in pannelli già confezionati con l'armatura all'interno,
i pannelli hanno già un segno di vernice rossa per indicare dove deve essere posizionato, dove devono essere posizionati i coppietti, le catene per il sollevamento in sicurezza. Le lastre garantiscono che immediatamente dopo essere posate possono essere calpestate in assoluta sicurezza da parte del personale. Vengono posate sormontando 3-4 cm sopra la parete del blocco in maniera da avere la continuità dell'isolamento, termico e acustico, e appunto, come detto, sono già certificate per poter essere calpestate durante le fasi di montaggio in assoluta sicurezza. Questo ci permette di non aver bisogno di fare banchinaggi completi sotto il solaio, ma sarà poi sufficiente un rompitratta ogni 1,80-1,90 per sostenere il solaio anche durante il getto. Ci sono previsti nelle nostre lastre di solaio delle zone ribassate per creare appunto dei rompitratta, come nel caso qui e si vede. Sarà sufficiente poi in cantiere andare a posizionare la rete elettrosaldata e l'armatura negativo e gettare poi dopo la caldana, la cappa di calcestruzzo, per completare questo solaio in termini molto anche veloci, per cui abbinato col nostro sistema pareti, i nostri solai prefabbricati a lastra permettono dei tempi di costruzione veramente, veramente molto veloci. Perfetto. Entriamo un pochettino nel dettaglio appunto di questi elementi particolari del sistema blocchi Isotex e del loro impiego. Io anticipo già, come è stato già detto, che per forza di cose sono costretto a passare molto veloce sugli argomenti. Comunque, se ci saranno delle domande, se ci sono delle domande, ci sarà ampio spazio in fondo alla presentazione per sono a disposizione appunto per rispondere a eventuali quesiti o particolari che io abbia trattato troppo velocemente. Allora, come vedete in questa immagine qui, da una parte nella figura di destra voi vedete la fotografia reale di un muro Isotex, in questo caso un blocco da 38 cm, e invece nella parte sinistra una schematizzazione. Allora, come voi potete vedere, c'è quel blocco che noi definiamo UNI, che è il blocco angolo, dove il polistirolo gira continuo per seguire il profilo del fabbricato, affiancato immediatamente nel lato del suo spessore da un blocco da 37 cm, che è quello che noi definiamo PAS, e appunto il complementare 75 cm, cioè alla misura di un blocco che fa 50 più mezzo blocco. E infatti nel caso specifico parliamo di un blocco da 38 cm di spessore del blocco più i 37 del blocco PAS fa 75 cm. Questo ci permette di avere il corso successivo perfettamente allineato e sfalsato di mezzo blocco, quindi di 25 cm, e quindi di avere all'interno i pilastrini che si vengono a creare in questo sistema di setti, diciamo, impuri, che fondamentalmente può essere visionato come una serie di pilastrini da 20 cm di larghezza collegati da dei braccetti, da dei travetti da 5 cm, questi pilastrini è chiaro che più sono allineati e maggiore sarà la rispondenza del sistema a quello che è i criteri per cui era stato progettato. Quindi adesso, se guardando nella parte a sinistra, noi possiamo vedere un esempio di una porta, di un'apertura per una porta, dove in azzurro più chiaro sono stati segnati i blocchi di spalla, in blu sono stati segnati i mezzi blocchi spalla per fare appunto la mezza spalla, e dall'altra parte il blocco d'angolo segnato in arancione, sfalsati, come si vede in ogni fila, sfalsati, uno girato in un senso e il successivo girato in senso opposto, e in verde sono stati messi appunto i blocchi PAS. Anche qui, come avevo anticipato prima durante il filmato, si parte da un blocco d'angolo, blocco PAS, si va verso il centro, si parte poi dalla spalla, si va verso il centro, in mezzo, nella parte meno sollecitata, sarà il punto dove probabilmente avremo necessità di tagliare un blocco a misura per creare una correzione, che in questo caso viene stata evidenziata con il colore giallo. Stesso ragionamento viene fatto per le finestre, quindi come vedete nella parte destra della figura a sinistra, sempre con azzurro e blu, sono stati evidenziati
i blocchi spalla e i mezzi blocchi spalla che ci permettono appunto di dare tutta la struttura in maniera omogenea e soprattutto molto veloce nella posa e già definitiva, perché uno dei vantaggi considerevoli del sistema Isotex è che a ogni piano che noi andiamo a realizzare è come se avessimo già fatto la parte strutturale, la parte di isolamento e la parte di tamponamento. Quindi se lo paragoniamo con un sistema convenzionale, telaio in calcestruzzo, laterizio, tamponamento e cappotto, stiamo in pratica realizzando in un'unica operazione veloce e semplice la parte strutturale, quindi il telaio, l'equivalente del telaio in calcestruzzo, in questo caso sono dei set importanti in calcestruzzo, la parte di tamponamento, che in questo caso fa parte sempre del set in calcestruzzo, e la parte di isolamento, che è un cappotto, ma in questo caso protetto, quindi non esposto agli agenti atmosferici e agli urti e ai danni meccanici che si potrebbero verificare, soprattutto nei piani bassi. Qui c'è un dettaglio del blocco spalla a destra e a sinistra di come questo blocco può essere tagliato per andare a realizzare delle architravi. Va da dire che non è, questo è l'esempio più, diciamo, classico, però molto probabilmente in cantiere noi non avremo il livello, l'intradosso dell'architrave esattamente in prossimità di una giunzione tra file di blocchi, come in questo caso, nessun problema. Noi possiamo benissimo questa architrave montarlo in luce nell'apertura e tagliare quei blocchi all'altezza che ci serve. Quindi non è detto per forza che l'architrave debba essere a una quota di 2 metri, 2 metri 25 o 2 metri 50 e così via, ma l'architrave può essere messo esattamente all'altezza che ci serve e poi il blocco verrà tagliato in una lunghezza tale da allinearsi con una delle file successive di blocchi. Qui abbiamo una schematizzazione ancora del sistema Isotex con un particolare attenzione per quello che sono i blocchi correa che contengono il cordolo di solaio e poi conterranno il getto di solaio, le armature dei rompitratta, in questo caso che serviranno poi per sorreggere, per aiutare il nostro solaio, che è una lastra autoportante nel momento del getto, e poi si vedono anche quei blocchi tagliati a misura sulla parte, diciamo sulla parete non isolata a destra dell'immagine, che serviranno anche lì per raggiungere la quota di posa solaio, ma non nei confronti di un muro che guarda verso l'esterno, ma nei confronti di un muro che guarda probabilmente verso un'altra unità abitativa o comunque verso l'interno del fabbricato. Questa è sostanzialmente un'immagine simile, dove si vede ancora meglio la posa del blocco raggiungi quota e del blocco. In più, qui si vede una schematizzazione del solaio, anche se appunto bisogna tenere presente che in questa schematizzazione non è presente il getto di confezionamento, che invece generalmente, cioè senza generalmente, è il getto di confezionamento che serve appunto per realizzare da noi in stabilimento la lastra con all'interno l'armatura necessaria ai carichi richiesti dal vostro strutturista e che quindi quando arriva in cantiere ha i primi 4-5 cm di calcestruzzo dentro le gole che ospitano il traliccio e l'armatura, già gettate logicamente per poter essere movimentata la lastra ed essere strutturalmente stabile quando poi si va a gettare il solaio. Tutto quello di cui abbiamo parlato sino adesso, quindi il sistema di angoli, il sistema di spalle, il sistema di blocchi correa, e tutto questo serve fondamentalmente per andare a garantire l'assenza di ponti termici nelle pareti esterne, come si evidenzia da questa termografia eseguita in un cantiere sul prospetto nord, da dove è possibile rilevare che non ci sono punti con decadimenti di prestazione importanti. Una precisazione, tutto quello che ho detto sino adesso, quindi i cataloghi con le caratteristiche dei blocchi, i
le schede tecniche di tutta la nostra produzione di blocchi, i certificati che riguardano le caratteristiche e le prestazioni delle nostre produzioni, i video dove si vede come posare o come andare a intervenire sui singoli aspetti della posa dei blocchi Isotex, sono tutti liberamente scaricabili dal nostro sito, visionabili nel nostro sito, per cui vi invito ad approfondire poi l'argomento e le vostre curiosità sul sito, che è molto esaustivo da questo punto di vista. Una delle caratteristiche ancora salienti del sistema Isotex, qualora se lo si volesse paragonare con delle pareti con simili prestazioni da un punto di vista termico, realizzate con sistemi convenzionali, è che a parità di isolamento, poniamo con una struttura tamponamento e cappotto convenzionale, il sistema Isotex ha una elevata traspirabilità delle pareti, che ci permette la garanzia che se mai ci dovesse essere dell'umidità per qualche ragione nelle pareti, questa viene smaltita all'esterno e il punto di condensa del sistema Isotex è all'esterno dei blocchi, quindi noi non abbiamo la creazione di condense interstiziali, non abbiamo umidità che si muove a seconda del caldo o freddo all'interno dei nostri muri, con un vantaggio dal punto di vista della salubrità non indifferente. Con l'occasione voglio ricordare che una delle caratteristiche del legno mineralizzato, oltre a tutte quelle di cui abbiamo già parlato, è che né per il materiale che compone i nostri blocchi, quindi il legno mineralizzato, che come si è detto dopo la mineralizzazione non assorbe più umidità e quindi non ha variazioni dimensionali e non si bagna e non gonfia, allo stesso modo c'è da segnalare che l'impasto con cui viene fatto il blocco, quindi l'impasto cemento legno mineralizzato, viene tenuto a una densità di 510 kg metro cubo più o meno il 10% di tolleranza, che è un valore di densità tale per cui non si verificano fenomeni di cavillatura, cioè di micro porosità, e quindi non si verificano delle situazioni di capillarità che potrebbero creare un'umidità di risalita nonostante il legno in sé non la assorba. E quindi, oltre ai certificati che dicono che il legno mineralizzato non assorbe acqua e un blocco Isotex nelle prime 24 ore può alzare 2 cm di umidità, principalmente dovuta alle polveri della fresatura, e non ci sono ulteriori risalite, comunque è una prova che potete fare voi stessi anche solo vedendo dove noi teniamo i blocchi all'esterno, che quando piove si creano comunque delle pozzanghe, delle umidità che non risalgono lungo le pareti dei blocchi, e questo è un'ulteriore garanzia del fatto che quando andiamo a realizzare una casa in Isotex noi non dobbiamo preoccuparci di eventuali umidità di risalita o la paura che il blocco possa assorbire acqua. Dobbiamo piuttosto curare di evitare di fare attenzione che non sia il calcestruzzo all'interno che possa tirare su umidità se non propriamente vibrato o non di qualità buona, con una granulometria completa e quindi che garantisca che non ci siano delle microporosità attraverso le quali l'umidità potrebbe risalire. Caratteristica molto importante, ma al pari probabilmente dell'isolamento, è il valore di sfasamento. Grazie al volano termico che deriva dalla quantità di calcestruzzo che noi gettiamo all'interno dei blocchi e quindi dalla massa calcestruzzo all'interno dei blocchi, noi abbiamo dei valori di sfasamento ottimali per quanto riguarda l'attenuazione dell'onda termica e le tempistiche. E questo chiaramente, soprattutto in condizioni estive, è un vantaggio che molti sistemi costruttivi, per quanto ben isolati, non possono vantare proprio in funzione di una massa inferiore. Per
quanto riguarda l'isolamento acustico, ne abbiamo già abbastanza parlato. In ogni caso, diciamo che in funzione delle varie categorie di ambienti abitativi, cioè quindi edifici ad ospedale, cioè il top è le richieste normative per gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura, eccetera, poi c'è il residenziale, poi le attività scolastiche, gli uffici, eccetera, noi con i 56 decibel di abbattimento acustico del nostro blocco, 5 centimetri della famiglia, e i 60 decibel del blocco doppio, il 44-15-2, noi siamo in grado di rispondere adeguatamente a tutte le i requisiti di normativa, anche nei casi, diciamo, più importanti, più stringenti, come appunto ospedali, cliniche, eccetera. Qui ci sono alcuni certificati, ripeto, tutti questi certificati sono scaricabili liberamente dal nostro sito, e questo, per esempio, si vede che il blocco da 44-20 a 53 decibel di abbattimento acustico che sono più che sufficienti per un ottimo isolamento acustico nei confronti dei rumori esterni. 56 decibel, come dicevo prima, il blocco piccolino della famiglia, il 25-16 che viene appunto usato tipicamente per la divisione tra unità abitative, e poi appunto 60 decibel il blocco doppio, che tra le altre cose ci permette anche, qualora si interponga un pannellino di legno mineralizzato tra i due getti dei cordoli, dei due solai, diciamo, adiacenti, ci permette proprio di tenere isolato da un punto di vista sia strutturale che quindi anche di trasmissione del rumore, il getto che insiste in un ambiente o in un'unità abitativa nei confronti del getto che insiste su quella contigua. Solaio, abbiamo detto che il più piccolo della famiglia, il nostro S20, fa 53 decibel di abbattimento acustico al calpestio e 60 decibel al rumore aereo. Quindi queste sono caratteristiche sicuramente importanti quando parliamo di edifici multipiano, dove il solaio è anche la divisione tra unità abitative, tra appartamenti, ma la normativa prescriverebbe questi requisiti anche all'interno della stessa unità abitativa, quindi penso alle villette su due piani, eccetera. Isotex da sempre ha un'attenzione nei confronti del sostenibile e soprattutto ha una grande attenzione nei confronti della trasparenza di quello che sono i valori, le certificazioni e la comunicazione con i tecnici, con i clienti, con i costruttori, con gli impresari che usano il nostro sistema. Per cui recentemente, per quanto non sia ancora richiesto dalla normativa, ci siamo dotati della dichiarazione ambientale di prodotto, che si va ad affiancare a tutte le certificazioni che noi abbiamo per la nostra produzione, per tutte le nostre produzioni, partono dalla certificazione per la bioedilizia, arrivare sino appunto alle certificazioni di trasmittanza dei vari elementi, di abbattimento acustico, eccetera. E la dichiarazione ambientale di prodotto in pratica descrive sia i nostri blocchi che i nostri solai, partendo da quelle che sono le materie prime impiegate, tutto il processo produttivo, sino al momento in cui la nostra produzione varca il cancello della nostra azienda per essere consegnata. E da questa certificazione il professionista può evincere tutte le caratteristiche e l'impatto ambientale di tutti i componenti, che poi sono relativamente pochi, che fanno parte appunto del sistema costruttivo Isotex. Dicevo appunto, l'azienda da sempre ha puntato sulla qualità e sulla certificazione della qualità, per cui, senza che io mi ci dilunghi troppo, trovate tutti questi certificati sul sito. Noi andiamo dal certificato di conformità per quanto riguarda la bioedilizia, alle attestazioni appunto per quanto riguarda le caratteristiche di tutta la nostra produzione. Collaboriamo
con importanti enti come ANIT e sono state realizzate appunto delle linee guida per la progettazione con i protocolli LEED e Ithaca di sostenibilità, per cui chi costruisce con Isotex ha anche la possibilità di usufruire dei crediti LEED. Insomma, da sempre la nostra azienda ha puntato su una qualità, ma su una qualità certificata, su una qualità garantita e su un'assistenza per quanto riguarda i nostri uffici, dall'ufficio tecnico all'ufficio certificazioni, a tutte le, diciamo, le componenti della nostra azienda, per garantire alla clientela e ai tecnici che lavorano per la clientela un supporto in tutte le fasi della progettazione e in tutte le fasi anche di definizione del progetto, diciamo, a monte. Questo esempio di una casa passiva realizzata in provincia di Modena, a Montale, denominata Ecovillaggio. Queste realizzazioni, perché qui ne è rappresentata una, ma in realtà è un villaggio con diverse realizzazioni con questa tipologia, sfruttando le caratteristiche del sistema Isotex e sfruttando tutte, diciamo, di avanguardia per quanto riguarda il discorso di impiantistica e serramenti, eccetera, ha permesso di andare a realizzare un edificio a energia quasi zero. Una cosa appunto che io ci tengo sempre a precisare è che, nonostante, come si è detto, con i pochi di una decisione abbastanza importante, si realizzi qualunque tipo di struttura e si realizzi con soli 8 blocchi, si realizzi 1 m² di blocco, quindi il blocco abbastanza grosso potrebbe far pensare a un sistema poco flessibile, da magari per fabbricati con una tipologia architettonica piuttosto limitata. Qua ci sono alcuni esempi dove è possibile vedere che con il sistema Isotex si può agevolmente andare a realizzare fabbricati con muri rotondi piuttosto che con una pianta piuttosto complessa come quella che si vede nella foto in basso a destra, e poi comunque quello che si è sempre fatto, i timpani inclinati, cordoli di copertura, e in particolare molto interessante secondo me è la possibilità di utilizzare blocchi Isotex per andare a isolare correttamente gli spazi che si vanno a creare tra i travetti di un tetto in legno, che normalmente diventano poi dopo un elemento piuttosto critico, in quanto si è portati a fermarsi con la muratura, col convenzionale, alla base del travetto, all'intradosso del travetto, e poi dopo successivamente andare a tamponare in qualche maniera tra i travetti. In questo caso si vede che è molto agevole andare a mantenere il corretto isolamento, sia usando blocchi, a seconda dei casi, blocchi normali come in questo caso, sia usando quei blocchi correa che abbiamo alla destra e che nella foto dove c'è il cordolo solaio copertura, e che invece normalmente appunto vengono usati per i solai sia orizzontali che inclinati. Possiamo ricordare anche il fatto che il sistema Isotex, a differenza di un sistema convenzionale a cappotto, permette di rivestire e di rifinire i fabbricati in qualunque modo, in maniera molto agevole, perché la superficie del blocco molto aggrappante permette sicuramente di andare, oltre al tradizionale intonaco, di andare a finire o rivestire i fabbricati con quello che o è caratteristico delle zone dove viene costruito oppure secondo le richieste appunto dell'emittente. Per cui abbiamo degli esempi qui in queste tre torri a sinistra: è stato fatto una parete rivestita in greco porcellanato, abbiamo edifici rivestiti in listelli di laterizio in provincia di Parma, per esempio, questo esempio perché è un po' tradizionale in questo senso, rivestimenti in marmo,
e comunque facciate ventilate, o comunque, ecco, per esempio in questo caso noi vediamo un mock-up che è presente in azienda per delle prove che abbiamo fatto. La parte della foto verso di noi è una parete in gres porcellanato che è stata direttamente incollata, mentre quello che purtroppo si vede poco sull'altro lato è una parete, lo stesso gres porcellanato montato in una parete ventilata. E a proposito di questo, sul sito del Isotex trovate anche, in mezzo a tutta la documentazione di cui vi ho parlato, anche delle prove della Fischer, che è sicuramente una delle aziende leader per quanto riguarda i sistemi di fissaggio, che ha fatto dei test sulle pareti Isotex, proprio perché in questo modo possiamo avere una guida per quello che può essere i sistemi di aggancio da utilizzare, in questo caso specifico per l'utilizzo di elementi di alluminio che serviranno poi dopo per sostenere le pareti ventilate. Dicevo prima, ho fatto un cenno veloce ai servizi che Isotex offre all'utente, che sia il tecnico che deve progettare con Isotex, che sia chi deve valutare economicamente la soluzione Isotex, che sia chi deve fare il calcolo strutturale, che sia chi invece deve realizzare materialmente in cantiere, e quindi noi, e anche l'immobiliare che deve vendere. Per cui noi partiamo dallo studio di tecnico che si precura se gli si manda in formato DVG del fabbricato che si deve andare a realizzare. Il nostro ufficio tecnico stende una relazione di fattibilità, guardando che il fabbricato risponda alle caratteristiche necessarie per andare a realizzare apparecchi debolmente armate gettate all'interno di blocchi cassero a perdere, qual è la tipologia costruttiva appunto del sistema Casseri Isotex. Caso ci fosse qualche discrepanza, a suggerire le soluzioni per ovviare al problema. A seguito di questo lo stesso ufficio tecnico dà assistenza al progettista che deve calcolare le strutture, sia mettendo a disposizione tutta la documentazione, l'assistenza e un software di verifica gratuita delle pareti, e quindi poi tutto, chiaramente tutta l'assistenza per l'installazione e l'utilizzo di questo software. Quindi in pratica lo strutturista modellerà la struttura con il software che normalmente usa per modellare i set di calcestruzzo e poi esporterà nel nostro software le sollecitazioni di parete, alla fine di avere poi dopo una verifica delle stesse e il dimensionamento dell'armatura. Facciamo noi il calcolo con il nostro ufficio tecnico, il calcolo dei solai, qualora lo strutturista ci segnali esclusivamente i carichi di disegno strutturale, e poi assistiamo in cantiere sia in fase preliminare che durante la posa dei primi corsi. Noi siamo presenti in cantiere per istruire, per quel che c'è da istruire, chi materialmente monterà la nostra struttura, anche perché il sistema è veramente molto semplice e a prova di bambino, però noi venendo in cantiere siamo in condizione magari di dare qualche indicazione specifica o qualche trucco dettato dall'esperienza adatto allo specifico intervento che l'impresa si trova a dover realizzare. In internet sono disponibili tutti i videocorsi gratuiti, sia come Isotex Academy, sia come Posa, dove vengono spiegati tutti i passaggi, i dettagli della costruzione con Isotex. Questo perché appunto chi dovrà poi realizzare o chi deve scegliere Isotex si renda conto della tipologia costruttiva, ma ripeto, noi siamo presenti in cantiere per dare un'assistenza puntuale esattamente calata sul progetto in oggetto. Per ultimo, un che sta trovando campo abbastanza e viene gradita dai nostri clienti, si trova a casa.
In funzione del fatto che noi siamo molto presenti da un punto di vista di immagine nelle varie fiere quando si tenevano e adesso quando si terranno di nuovo, facciamo dei webinar come questo, abbiamo sempre fatto pubblicità anche su canali importanti nazionali e internazionali e siamo sempre presenti a tutte le principali, non è assolutamente che ci siano delle persone che si appassionano al sistema Isotex, sono interessate al sistema Isotex, ma non hanno intenzione di sovvarcarsi la progettazione, la costruzione di una casa, l'acquisto del terreno, eccetera, ma che cercano, capiscono la valenza del sistema costruttivo Isotex e che cercano a quel punto una casa già fatta in Isotex. Quindi la nostra pagina Isotex del sito Isotex ti trova a casa funge proprio da anello di collegamento tra chi ci chiama in azienda o ci scrive dicendo mi è piaciuto il vostro sistema, vorrei comprare una casa in zona e nello stesso tempo li mette in punto in comunicazione, anche pubblicando le foto di interventi, con chi ha costruito per vendere dei fabbricati, delle unità abitative con la nostra tecnologia. Sempre nell'ambito del fatto che ci teniamo sempre aggiornati e cerchiamo di offrire ai progettisti e ai clienti gli strumenti migliori per lavorare, da un po' di tempo noi abbiamo aderito al principale portale mondiale di BIM e quindi sia sul nostro sito Isotex che nel sito Edil BIM è possibile scaricare gli oggetti relativi ai nostri solai in maniera da poterli integrare in questo modello gettare per chi già ha adottato questo sistema, che per ora è obbligatorio solo per appalti di determinate dimensioni per il pubblico, ma che invece all'estero trova un grande riscontro per l'integrazione tra le fasi di progettazione. Un po' di carrellata velocissima su un po' di esempi di fabbricati appunto con Isotex, e passiamo da poli scolastici, come in questo caso palestre, come parlando di edifici pubblici. Qui abbiamo un polo scolastico a Castelnuovo del Garda, un altro in provincia di Lucca, uno a Pavullo in provincia di Modena, una palestra a Novi. Abbiamo la possibilità di realizzare delle strutture alberghiere in zone climaticamente anche molto differenti, come qui si vede Val di Fiemme, sicuramente stiamo parlando di zone con una rigidità climatica di un certo tipo, e passiamo invece a interventi alberghieri a Codacavallo nel Nuorese, quindi in Sardegna, quindi a zone che climaticamente hanno delle necessità totalmente opposte. Quartieri residenziali di varie tipologie, la scuola musicale di Mogò a Terni, per noi è un fiore all'occhiello per varie ragioni, anche perché qui è stato praticamente costruito un villaggio con delle caratteristiche che si sposavano perfettamente con quello che è la tipologia costruttiva della zona, fino ad arrivare appunto invece ai quartieri residenziali un po' più convenzionali, questi 90 alloggi a Parigi in Francia, quartieri residenziali nel Veronese, nel Vicentino, di questi esempi ne abbiamo tantissimi che si possono vedere. Edifici pubblici e social housing, qui possiamo vedere nella parte sinistra, in alto e in basso, un centro medico per pneumatologia a Ragusa, in provincia di Ragusa, in Sicilia, e una clinica veterinaria di oltre 2000 metri quadri che è stata fatta in provincia di Cremona, in Cremona. Il 400 alloggi di Sottosina Parma invece sono l'oggetto della foto in alto a destra, e tre palazzine da sette piani, tre torri da sette piani invece a Bologna, sempre di social housing.
Io vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione. Io adesso vedo che qualcuno ha scritto delle domande probabilmente sulla chat, ma non avevo ancora avuto modo di leggerle perché chiaramente stavo seguendo la presentazione che vi stavo facendo. Adesso vedo di ripercorrere, dare risposta a quelle domande e con chi ha domande da fare, pregato di farlo. Magari chi ha organizzato questo webinar mi darà una mano rileggendomele e alle quali darò risposta. Vi ringrazio per l'attenzione e ripeto, sono a disposizione io qui in questo momento per le domande. La nostra azienda sia sul sito che raggiungibile telefonicamente per indicarvi il nostro rappresentante di zona più vicino e quindi per fornirvi tutta la documentazione cartacea o il supporto di cui potreste avere bisogno. Vi ringrazio di nuovo. Infatti adesso vado a leggere già qualche domanda che ci è pervenuta, ma voglio ricordare a tutti che è sempre possibile scrivere in chat le domande anche per chi ci segue dalla diretta Facebook. In qualsiasi momento potete scrivere direttamente nella chat della diretta e noi andremo a leggere le vostre domande a Geronica. Andiamo con la prima domanda. L'utente Isabella ci chiede: ho l'incarico di completare la costruzione di un villino che allo stato di fatto è in struttura intelaiata. Come potrei risolvere il problema ponte termico pilastro struttura volendo completare la costruzione con il sistema Isotex? Allora, intanto sarebbe il caso di visionare appunto quello che è la planimetria della parte strutturale dei pilastri, perché tipicamente per soluzioni di questo tipo noi optiamo per cercare di evitare, quindi di inglobare il pilastro dentro il profilo della muratura per evitare che all'interno ci possano essere delle risieghe, quindi delle sporgenze dovute al pilastro. Quindi per fare un esempio, avendo un pilastro da 25 cm o un pilastro da 30 per 30 cm, andremo a scegliere un blocco che abbia uno spessore maggiore e che quindi permetta, lavorato in un certo modo, di andare non solo a tamponare la parte distante tra un pilastro e l'altro, la luce tra un pilastro e l'altro, ma di andare anche con una parte del blocco stesso a sormontare e a coprire il pilastro aggettato. È chiaro che a volte può capitare invece di avere un progetto di una struttura intelaiata o tecniche o burocratiche, in quel caso sarebbe più veloce andare a realizzare contestualmente, in modi che potremo anche poi discutere in maniera più appropriata, andare a costruire contestualmente la parte strutturale dei pilastri e delle travi con la parte di tamponamento. Però diciamo che in linea di massima, se voi mandate al nostro ufficio tecnico una planimetria in DVG su quelle che sarebbe, che sono le pilastrature esistenti, siamo sempre in grado di offrirvi la soluzione che permetta di abbattere il ponte termico sopra il pilastro. Tipicamente lavoriamo il blocco nella maniera che metà da una parte e metà dall'altra venga sormontato da una porzione di blocco che permetta, compreso l'isolante, che ne permetta appunto l'isolamento. Ok, vado a leggere la seconda domanda. Salve, sono Vincenza, una studentessa di ingegneria. Vorrei chiedere una cosa forse banale, ma non mi è chiara. Durante le immagini di cose in opera erano visibili pilastri in calcestruzzo armato, già gettati. Solo che mi sembra di capire, di aver capito, che il sistema tradizionale, almeno il telaio in calcestruzzo armato, di travi e pilastri, venga abbandonato, mi passi il termine, perché viene integrato nel sistema Isotex. Quindi non capisco la presenza di quei pilastri già esistenti. Oppure è una scelta del progettista utilizzare il telaio in calcestruzzo armato tradizionale con tamponatura in Isotex? Allora, lì bisogna andare chiaramente. La domanda continua. Cioè, a questo punto chiedo ancora: quando vengono utilizzati i blocchi Isotex pilastri? Allora,
Diciamo che il blocco pilastro, che può essere così nudo come avete visto nell'immagine, nella slide, oppure con 5 o 10 cm di isolante all'interno, è un blocco che si usa generalmente in fase di costruzione, quindi quando si va a realizzare la struttura a pilastri contestualmente con la struttura Isotex, qualora ci siano dei carichi piuttosto concentrati o delle situazioni architettonicamente particolari. Per esempio, quando ci sono ampie superfici vetrate, essere in zona limitata. Allora, in quel caso si rende necessario o utile utilizzare un blocco pilastro e gettare il pilastro all'interno. Nel caso invece che di cui si parla, lì bisognerebbe capire caso per quale ragione siano stati inseriti degli elementi pilastro, perché le possibilità sono sostanzialmente tre. Una, che effettivamente il layout architettonico del progetto avesse delle caratteristiche tali per cui mancavano alcuni requisiti di scatolarità e il progettista abbia cercato di risolverli con degli elementi puntiformi di strutture in calcestruzzo tradizionali. Un'altra possibilità potrebbe essere che ci fosse un progetto già depositato, calcolato in quel modo, e che la scelta Isotex sia stata fatta solo in un secondo tempo. A volte succede, e quindi per evitare di ripresentare un progetto si è scelto di utilizzare questo tipo di soluzione. Altre volte potrebbe anche essere che il progettista, che magari non è entrato in contatto con noi, che come dicevo prima, noi diamo tutti questi strumenti, ma non siamo sempre sul pezzo, non è detto che noi si sappia chi in questo momento ha visto il sistema Isotex e lo sta progettando, magari senza sapere che noi facciamo questi supporti, e magari ha cercato di risolverlo strutturalmente in una maniera che gli era più nota e senza conoscere esattamente tutto il dettaglio normativo. Ok, abbiamo un'altra. Sì, c'è l'utente Vale che chiede un riferimento ai costi medi al metro quadro del sistema. Mi manca completamente la voce. Allora, io non sento più la voce, non sento la voce, per cui. Ora mi sentite? Sì, l'ultima domanda, se mi hai fatto una domanda non l'ho sentita. Ok, ripeto, c'è l'utente Vale che chiede un riferimento ai costi medi al metro quadro del sistema. Ok, allora, chiaramente per analizzare i costi a metro quadro, si renderebbe necessario decidere intanto quale modello di blocchi utilizzare, perché a fronte di costi per il calcestruzzo, che chiaramente nei blocchi cassero è sempre quello, quindi nello specifico 0,13 metri cubi a metro quadro per i blocchi esterni, e il ferro di armatura, perché la parte strutturale resta identica indipendentemente che si scelga un blocco da 30 cm con 7 di isolante o da 44 con 20 cm di isolante, posto che la manodopera resta sempre la stessa, chiaramente i prezzi dei blocchi al listino partono da 40 euro per arrivare a 79 euro a metro quadro a seconda del modello di blocco. È chiaro che se contattati noi vi possiamo dare non soltanto i nostri listini e un'idea di scontistica, ma vi possiamo dare anche un'analisi dei costi, dove a fronte del prezzo di listino sarà possibile poi andare, cioè sono presenti le varie voci indicative di fare a un prezzo di parete finita, che comunque ve lo anticipo già, generalmente è, rispetto a un equivalente telaio, calcestruzzo e manodopera, garantisce un risparmio dal 20 al 25%. Ok, leggo un'altra domanda. Prego. Il particolare della soglia di una porta finestra e il particolare di un balcone, come viene risolto con i blocchi Isotex? Allora, se parliamo del discorso dei balconi, qui, ahimè, come
nel sistema convenzionale, nei vari sistemi convenzionali, abbiamo sostanzialmente due strategie. Una è quella dei disgiuntori, quindi considerando che noi abbiamo in prossimità dei solai, abbiamo due scelte. Nel momento in cui il solaio va oltre la muratura e quindi getta fuori in un balcone o in un cordolo, diciamo, di sottotetto o quello che sia, o si mettono degli elementi di disgiunzione, come nell'edilizia convenzionale, che quindi interrompono termicamente il balcone fuori dal getto all'interno del solaio e delle pareti, oppure poi abbiamo degli elementi ribassati che, messi sotto il balcone prima del getto, ci permettono di garantire l'isolamento della parte inferiore del balcone. È chiaro che a quel punto il balcone dovrà essere poi completato da un isolamento frontale e un isolamento nel rivestimento superficiale. Ok, leggo ancora un'altra domanda. Si prevede una finitura esterna necessariamente traspirante o le diverse da questa deve prevedere una rete ventilata? Allora, direi che il discorso della parete ventilata non ha a che vedere con la scelta di una finitura traspirante o non traspirante. Come avete visto nell'esempio in cui ho fatto vedere delle tre torri rivestite di gres porcellanato, è chiaro che lì c'è poco di traspirante. E lo stesso discorso vale se si va a mettere della pietra ricostruita o della pietra naturale o qualunque altro tipo di rivestimento. Diciamo che la scelta di utilizzare una finitura esterna traspirante è una scelta che permette di utilizzare le caratteristiche che vi ho vieta dare invece, sapendo che questo però comporta, come in tutti i costruttivi, perché sicuramente un sistema a cappotto è molto meno traspirante di una parete Isotex, ucciderlo con un rivestimento non traspirante vorrà dire tenerne conto nel momento in cui si andrà a fare delle scelte tipo la ventilazione meccanica forzata o altre scelte tecniche, comunque per quanto riguarda la tipologia di impianto. Ok, credo ci siano altre domande, quindi a questo punto io ringrazio il Geometra Civil e la Isotex e vi invito a continuare a seguirci sui nostri canali per scoprire i prossimi incontri informativi di Edi Social Network. E infatti noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima, martedì 14 luglio alle ore 16, con l'ingegner Paterlini per l'ultimo incontro formativo con la Isotex, con il webinar dal titolo Progettare la sicurezza antisismica con blocchi solari in legno cemento Isotex. Grazie a tutti. Grazie tante.